Ciao ragazzi, benvenuti al nuovo video del Paladino dei Saggi. Per chi ancora non mi conosce, io sono una persona che porta dei consigli più approfonditi di lettura e lo fa facendolo un libro per volta, non portandovi pile di libri e perdendo sì e no qualche minuto per cercare di dirvi se mi è piaciuto o meno, come si vede fare spesso sul web, ma qua io invece cerco appunto di portare un approfondimento che serve alle persone. A cosa serve? Serve a non far perdere né tempo né denaro con l'acquisto magari di un libro sbagliato, di un testo che non faceva proprio per noi. Questo canale quindi è uno strumento in più che va oltre la singola recensione o il singolo consiglietto, diciamo, da social network. Ecco, quindi oggi vi parlo di Storia universale delle lingue, che proprio come dice il titolo, ripercorre cronologicamente la storia della lingua umana, delle lingue umane. In questo libro quindi possiamo vedere tutto il percorso che hanno fatto le lingue per ogni zona del pianeta, dalle protolingue in poi. Ad esempio, qua in Europa possiamo vedere il filo conduttore, partendo ad esempio dal proto-indoeuropeo per passare alle lingue indoeuropee fino ad arrivare ad esempio al latino e via dicendo, ecco, per capirci. Leggendo questo libro ci si rende conto di una cosa molto importante, anzi di due, ma anche di più. Il primo punto di cui almeno io mi sono reso conto è che esistono e che sono esistite un'infinità di lingue di cui veramente non ne avevo assolutamente idea. Uno pensandoci così direbbe sì, esistono tante lingue al mondo, ma non ne avevo idea veramente che ne esistessero così tante e che ne sono esistite così tante perché come succede anche per le varie forme di vita, anche per quanto riguarda le lingue, vanno estinguendosi, vanno creandosi di nuove, quindi le lingue estinte anche qua sono molte e per quanto anche ne sappiamo, perché come sempre ci sono state sicuramente molte lingue che sono andate perse, di cui non ne sappiamo assolutamente nulla. Il secondo punto, la seconda cosa di cui mi sono reso conto leggendo questo libro, forse meno banale del primo, è che non esistono lingue ben definite e completamente diverse dalle altre, come un neofita potrebbe pensare, se non appunto per rari casi che sono dovuti a distanze geografiche continentali. Nel libro impariamo che le lingue evolvono per contatto con altre lingue, per contatto con altre popolazioni, no? Che vengono a contatto, etnie che si fondono ad altre etnie. Così come le culture e gli stili di vita si mescolano tra di loro, anche le lingue non sono esenti da questo. Uso le parole del libro per far capire quello che sto dicendo. Eccole qua. In fondo, tutte le difficoltà che si incontrano nel distinguere le lingue sono sintomi del loro continuo mutamento, vedete? Le lingue possono fondersi insieme, possono sviluppare varianti regionali o sociali autonome, che prima o poi vengono percepite come un idioma indipendente, ma possono anche estinguersi. Le lingue sono in costante divenire anche quando si fissano per iscritto e spesso quindi risulta difficile catturarle come entità ben definite. Il compito quindi della linguistica storica è identificare le lingue, delineandone l'origine e lo sviluppo. Ed ora, dopo questa introduzione, andiamo a vedere a chi posso consigliare meglio, a chi può essere adatta questa lettura, perché è questo che cerco di fare in questo canale. Dunque, si tratta di un testo di stampo divulgativo, secondo il mio parere, nel senso che non è pensato per esperti di linguistica che hanno già alle spalle studi più dettagliati, anche se devo dire che in molti punti, se non in quasi ogni pagina, l'autore va a fornire dettagli maggiormente indirizzati ai linguisti che non ai non addetti ai lavori. Tuttavia, questo libro ha due chiavi di lettura, come vedremo tra poco. Quindi, secondo me, questo è un libro che forse viene più goduto e più indirizzato
a non un esperto, no, linguista, non un esperto del settore. Perché? Perché è un libro che sommariamente parla della storia dei popoli, no, delle varie etnie, delle loro migrazioni, della loro cultura, e che si sofferma più sull'aspetto linguistico. Cioè, non è un manuale per linguisti, ma ripeto, è pensato per un pubblico più vasto che però deve avere una particolare attenzione e propensione per l'aspetto linguistico. Anche se appunto questo gran mattone, perché è un bel mattone, è bello corposo questo libro, non ve la cavate con un paio di ore, ma neanche con 6 o 7, penso di averci messo forse una decina di ore a leggerlo. E ci sono veramente tantissime informazioni, ma tantissime informazioni sulle varie popolazioni del mondo che ci sono state, che si sono estinte, che ci sono tuttora. Abbiamo approfondimenti dettagliati sul loro livello culturale, sul livello storico, sul livello antropologico, ossia come si sono relazionati con l'ambiente, con i vegetali, con gli animali, oltre che appunto nel mero aspetto linguistico. Quindi, arrivando al discorso delle due chiavi di lettura, allora, prima di questo vorrei dire, chiaro che è un libro pensato per un vasto pubblico, però un libro che può tranquillamente leggersi anche un esperto di linguistica, perché può trovare molte, come ho detto, informazioni interessanti per il suo campo, anche se non penso che vada ad aggiungergli qualcosa in più o qualcosa che non conosceva per l'aspetto linguistico, proprio nel senso di imparare come si fa linguistica, se ci siamo capiti, ecco. E se avete dubbi, chiaramente scrivetelo sempre nei commenti, non serve che ve lo ricordino, quindi non so perché l'ho fatto. Quindi passiamo a quello che volevo dirvi. Se invece sei una persona come me, che non è esperta di linguistica, ma magari ne sei attratto, magari ti appassiona l'aspetto comunicativo, l'aspetto delle lingue. Ecco, se sei più simile a me, puoi leggere, secondo me, questo libro in due modi. Il primo modo è quello di andare a studiare mentre leggi il libro. Cosa significa? Significa che mentre leggi questo libro, sicuramente andrai a imbatterti in parole che non conosci, in significati che non conosci, no? Quindi, ad esempio, devi andarti mentre leggi a studiarti un po' di quella che è la grammatica, di quelli che sono i termini della linguistica, ad esempio cos'è un fonema, ad esempio cos'è un dittongo, e quindi mentre recepisci queste informazioni vai man mano, ecco, ad imparare anche quelle che sono le basi della linguistica. Però questo, come capirai, è un lavoro lungo, quindi se veramente sei interessato a questa disciplina, vedrai tu poi se poterlo fare, se volerlo fare, ecco. Altrimenti puoi fare come ho fatto io, il secondo metodo, quindi è quello di rimanere un po' più sulla superficie, ossia leggere tralasciando questi aspetti. Tanto il senso di tutto si capisce, cioè, come ho detto, un libro che non è pensato per gli esperti, anche se dà delle informazioni per esperti, però il libro è godibilissimo da leggere anche senza conoscere tutti questi aspetti della grammatica e della linguistica, anche perché comunque è scritto in un linguaggio comprensibilissimo da tutti. Ed ora vediamo brevemente quello che è il contenuto, e quindi andrò a fare un riepilogo, ecco, del contenuto di questo libro. Nei primi capitoli abbiamo una interessantissima analisi sulla comunicazione simbolica e verbale degli uomini preistorici, perché l'autore parte da molto molto indietro. Quindi qua abbiamo, come anche ho già detto prima, una storia delle migrazioni umane, però in quell'epoca lì, nella preistoria. Vediamo quindi passaggi che sono avvenuti da ominidi a Homo erectus in particolare, per poi andare dal Neanderthal al Sapiens, dove molte delle fonti che vengono riportate sul libro provengono da Luigi Cavalli Sforza, che è un genetista, antropologo italiano molto molto famoso nei suoi settori.
E questa parte del libro mi ha ricordato molto da vicino quelle che sono le argomentazioni di Armi, Acciaio e Malattie di Jared Diamond, che molti di voi conosceranno, e che trovate anche il mio consiglio approfondito di lettura, sempre su questo canale se lo volete ascoltare. Questa parte molto inaspettata per me da quando ho cominciato a leggere il libro, perché pensavo che fosse molto più mirato sull'aspetto linguistico, mi ha sorpreso in positivo perché è scritta molto bene e anche qua se siete interessati dell'epoca preistorica e di tutto quindi quello che fa parte dell'essere umano in quell'epoca lì e che non siano di, come posso dire, informazioni banali e con fonti molto trapassate, potrei dire, di decenni fa ormai, dei soliti luoghi comuni. Ecco, se siete interessati a questo, anche in questa prima parte ne potrete fruire veramente con molto interesse. E ultimamente sto facendo alcune letture che riguardano sempre questo settore, anzi, colgo l'occasione per anticiparvi anche un prossimo video che farò su un libro che si chiama Nati per credere. Se volete andatevelo a spulciare così su internet, su Amazon per vedere di cosa vi parla, perché è molto interessante, ma come ho detto vi porterò il consiglio anche di questo. Vi leggo qualcosa da questa prima parte perché lo ritengo importante, così capite ancora meglio l'impronta di questo libro. Nel corso dell'evoluzione da Homo erectus a essere umano moderno, la gamma degli utensili in pietra adoperate si ampliò man mano. Al contempo, chiunque volesse trasmettere alla generazione successiva il modello di fabbricazione di utensili doveva affrontare sforzi sempre più complessi per diffondere le necessarie competenze artigianali mediante il linguaggio. Probabilmente già il solo ambito vitale della produzione di utensili e del loro perfezionamento contribuì in modo decisivo allo sviluppo di strutture linguistiche più complesse. Inoltre, ascoltate, qua è importante, la formazione dell'identità richiedeva anche un inquadramento spirituale della produzione culturale umana, il che include domande sul come e sul perché della propria vita, sull'esistenza di entità al di fuori della realtà percepibile, come pure fantasie magico-religiose sull'operato di forze extrasensoriali. La creazione di un simile immaginario interiore richiede un elevato sforzo del pensiero astratto e, insieme, del mezzo linguistico con cui afferrare i concetti astratti di questo mondo interiore. Quindi in questo caso ci va a dire che l'evoluzione delle lingue da più semplici a più complesse, a come le vediamo tutt'oggi, sono partite appunto da cambiamenti strutturali anche della nostra biologia cerebrale, specialmente di quando abbiamo cominciato a pensare a cose più astratte, sul significato delle cose, sul senso della nostra vita, sul perché di questo, sul perché di quello, su tutto quell'immaginario di cose extracorporee, distanti da noi, eccetera, eccetera. Il processo dell'acquisizione della lingua, dal balbettio del neonato fino alla completa padronanza linguistica, illustra per così dire con cadenza accelerata questo percorso evolutivo. Oggi sappiamo che la posizione della laringe e della glottide nel neonato assomiglia a quella dell'uomo di Neanderthal e fa sì che l'articolazione di foni rimanga in un primo momento limitata. Il completo sviluppo motorio durante la prima infanzia corrisponde a una riproduzione dettagliata del processo evolutivo, dal protolinguaggio dell'uomo di Neanderthal alla lingua complessa dell'Homo sapiens. Quindi anche qua vediamo questa metafora dove vediamo che appunto i balbettii del bambino vanno a corrispondere a quello che erano le prime protolingue, appunto, che qua dice essere quella ad esempio del Neanderthal, e poi possiamo vedere che il bambino impara ad emettere dei suoni più complessi, fonemi, sillabe, eccetera, eccetera, fino ad arrivare qualche anno dopo a parlare in un modo complesso, e questo rappresenta quello che è stato nella storia umana, nella storia evolutiva delle lingue. Nei capitoli che seguono poi andiamo a vedere tutte quelle, l'autore analizza proprio tutto quello che è avvenuto e tutte le lingue.
veramente, ripeto, ci sono elenchi grafici. Anzi, vi consiglio, se dovete acquistare questo libro, vi consiglio di acquistarlo cartaceo, assolutamente cartaceo. Costicchia questo libro, se non ricordo male, costa 25-30 euro, adesso non mi ricordo. Comunque costicchia, però se siete interessati ne vale la pena. Non compratelo in formato digitale perché vi perdete i grafici e tutte le tabelle che sono molto importanti. Quindi nei capitoli che seguono si prende in causa le lingue dell'Africa e dell'Eurasia in un'epoca più o meno di 100.000 anni fa, dove comunque l'autore ripete più volte che il tutto è molto speculativo, perché la linguistica inizia ad avere fonti, diciamo, chiamiamole certe, più o meno sugli 8.000, 10.000, barra 12.000 anni fa. Poi si passa a quelle che sono le lingue dell'Australia, della Siberia e del Nuovo Mondo circa 65.000 anni fa. Poi si passa all'origine delle famiglie linguistiche più o meno 10.000 anni fa. Ad esempio, quelle che sono le lingue nostratiche e altre protofamiglie. Siamo ancora abbastanza su temi abbastanza speculativi, come dice sempre l'autore. E poi iniziamo ad andare su fonti più certe. Si arriva alle famiglie linguistiche indoeuropee circa 7.000 anni fa, fino ad arrivare comunque agli approfondimenti sul latino, lingue romanze. Per poi passare oltre, arrivando alle lingue che hanno fondato le basi delle nostre lingue moderne. Gli ultimi capitoli invece parlano del presente e del futuro delle lingue. Eccoci arrivati alla fine, non credo di avere altre informazioni da darvi, vi ho fatto un riepilogo del contenuto, vi ho detto a chi può essere adatto e meno adatto, quindi se avete dei feedback in base a come faccio i video, in base a qualsiasi cosa, non evitate di lasciare dei commenti, sono sempre pronto a rispondervi, a instaurare un dialogo se non siete d'accordo su qualcosa, su come poter migliorare qualsiasi cosa. Quindi andiamo avanti così, alla grande, ci si sente a un prossimo consiglio approfondito di lettura. Ciao ciao!